Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un prodotto che ho preso io perché mi serviva, lo volevo. Ho visto che aveva delle buone recensioni e dei buoni commenti su Amazon di una marca che è pressoché sconosciuta perché si chiama Carpuride, produce dispositivi multimediali di vario tipo. Oggi parliamo nello specifico di un monitor, formato moderno, molto allungato, ma non è un semplice monitor, è un'unità, una estensione, diciamo, un ampliamento di quello che può essere un impianto audio normale, o anche se avete già un monitor ma senza funzioni particolari, che serve a portare nel vostro mezzo, che tendenzialmente sarà un mezzo a 4-6 ruote, un sistema moderno e aggiornato per gestire Android Auto o Apple CarPlay, in vari modi. Questo è molto interessante, nel mio caso mi serviva per il camper e vi farò vedere come un mezzo come questo del 1995 può diventare molto moderno in questo discorso. È come se ordinate una macchina nuova, un furgone nuovo, lo scegliete già con il monitor predisposto per Android Auto rispetto all'impianto audio tradizionale, o magari a un sistema col monitor ma che non ha tutte queste funzionalità, perché di funzionalità ne abbiamo molte. Oltre a gestire Android Auto, e qua apro una parentesi e la chiudo subito, è compatibile anche con Apple CarPlay, con i comandi vocali di Siri, ma io non ho dispositivi Apple, non li uso, non ho potuto verificare. Ho verificato invece tutto il discorso Android e vi devo già dire che funziona benissimo. Vi devo anche già dire però che è un prodotto che non costa poco, perché costa sui 300 euro, sui 2,90 tramite il loro sito e sui 3,20 circa su Amazon. Su Amazon chiaramente avete tutti i vantaggi del caso, il Prime, il Reso, eccetera. Vedrò se riesco poi ad ottenere dei coupon sconto, ma tutto quello che serve ve lo lascio comunque in descrizione. Leggete sempre le descrizioni perché ci sono i link, i capitoli, i momenti, eccetera. Date sempre un'occhiata. Dispositivo che ha un monitor da 10 pollici, appunto molto allungato, formato moderno, con un display IPS che non è una tecnologia incredibile, però vi dico che si vede bene, anche come angolo si vede bene, anche al sole si vede bene, e ha la luminosità automatica che ha un touch per il controllo di tutto quanto, ma passando tramite il sistema Android Auto abbiamo anche tutti i comandi vocali di Google. Tecnicamente è un monitor col touch con uno speaker integrato da 5 watt che funziona anche bene. Vi farò vedere che nella prova al banco è utilizzabile tranquillamente anche per le telefonate. Montato in un mezzo magari rumoroso come il mio, diventa inutile lo speaker a bordo. C'è bisogno quindi di connettere questo dispositivo all'impianto audio, e ci possiamo connettere in diversi modi: o direttamente col Bluetooth, quindi se avete una radio o un impianto di serie che ha la gestione Bluetooth potete collegarvi col Bluetooth. Se non riuscite a collegarvi col Bluetooth, perché ad esempio io con la mia autoradio Alpine, che ha sempre fatto i capricci, non ci sono riuscito, potete usare un cavo AUX, quindi un jack maschio in dotazione. Io mi ricordo che ad esempio una volta avevo una Volvo, un mezzo che aveva un impianto audio di serie senza Bluetooth, senza nulla, ma che comunque aveva l'ingresso AUX col jack. In quel caso potete usare questo cavetto, chiaro è un cavetto in più, però funziona benissimo e si sente molto bene. Nel caso proprio non ci sia modo di connettersi col Bluetooth o con l'AUX, se avete una vecchia radiolinea che ha solo proprio la radio, questo monitor può trasmettere in FM. Scegliete una frequenza su cui lui deve trasmettere, la beccate sulla radio e l'audio passa in questo modo. Funziona bene, la qualità è un po' più bassa, magari ad alti volumi c'è un po' di fruscio, ma i modi per collegarci ci sono tutti. E poi questo monitor va installato fisicamente. Loro danno la possibilità di renderlo completamente portatile, supporto a ventosa, che tra l'altro ha un sacco di regolazioni, comodo, fatto bene, o supporto fisso da cruscotto, alimentatore che è da presa accendisigari, potete staccarlo quando volete, o potete fargli un collegamento diretto con 12V, 5V Type-C, e non lo staccate più di lì. Io in questo momento l'ho installato, vedrete nel video, in una forma ibrida tra il fisso e l'asportabile, perché devo ancora capire dove metterlo bene. Su un mezzo che usate tutti i giorni dovete trovargli una sistemazione definitiva. C'è sempre poi il problema dei furti, che è da mettere in conto, quindi si potrebbe anche decidere di toglierlo, che poi è assurdo parlare del problema furti, vabbè. Uno potrebbe anche decidere di toglierlo ogni volta e diventa un po' più macchinoso, però fattibile. Ha poi gli ingressi USB per delle chiavette, anche per la micro USB se volete caricare della musica. Il discorso connessione col telefono potete farlo in due modi: o classico col cavo, quindi Android Auto si collega e funziona perfettamente, o gestisce anche e molto bene Android Auto wireless, quindi voi salite in macchina, date quadro, si accende il monitor, si connette automaticamente al telefono.
molto comodo perché siete sempre connessi e non avete il problema dei cavi, ma tenete conto che in questo modo scaricate ancora più il telefono perché è sempre connesso e abilita anche il GPS, mentre col cavo lo tenete in carica. Io per abitudine, anche nel furgone che ho Android Auto a bordo, sono abituato ad attaccare il cavo così nel mentre carico anche un po' il telefono. Potete scegliere, in entrambi i casi funziona bene. Ora passerei allo spacchettamento, vi faccio vedere tutto quanto, cosa danno in confezione e lo proviamo a banco. Già lì vedrete che funziona bene, poi facciamo una prova su strada, ve lo faccio vedere come si comporta realmente durante la guida. Poi ne parliamo a fine video. Modello 103 Pro ha una porta di ricarica USB 5V 2.1A per caricare i telefoni. Ok, prima cosa troviamo il monitor, diamo un'occhiata a quello che c'è in confezione, supporto a ventosa per un'installazione semplificata con braccio regolabile in varie direzioni, cavo audio jack maschio-maschio di buona fattura con connettori dorati, non dorati ma placcati, qui abbiamo un disco con biadesivo per attaccarlo, eventualmente avvitarlo e usarlo come supporto per la ventosa. Alimentatore Type-C da presa accendisigari, non ha interruttori. E infine un supporto con adesivo e quattro fori per fissaggio, biadesivo che si può anche non mettere. Rotabile in varie posizioni, ha già degli incastri belli duri per fissare il monitor direttamente con questa base. Troviamo istruzioni veloci su come accoppiarlo col Bluetooth, manuale completo, tutto in inglese, ma vediamo il monitor. Eccolo qua, un formato molto molto moderno, allungato, pulsante qua sopra per l'accensione, ingresso Type-C, uscita USB, uscita audio, ingresso retrocamera, slot per micro SD, ingresso microfono. Qui abbiamo già uno speaker integrato, qui il microfono integrato, qui dietro possiamo appunto agganciare o la base fissa o il supporto a ventosa. Misura 27,5 quasi 28. È alto 11,8 quasi 12, abbiamo una profondità senza staffa di 2,83 cm. Ok, proviamo adesso ad alimentarlo direttamente con una Type-C, si avvia, e questa è l'interfaccia principale. Togliamo pure la pellicola, touch che risponde abbastanza bene, qui abbiamo i tasti volume, il tasto per regolare la luminosità, che quindi diventa adattiva o manuale. Questa è la luminosità massima. Qui torniamo alla home. Qui abbiamo il tasto per l'aiuto. Ritorniamo alla home. L'ora. Non abbiamo connessione Bluetooth. Per stabilire una connessione Bluetooth basta avviare la ricerca e cercare il dispositivo V113039 1B0. Da qua abbiamo invece tutte le impostazioni per quel che riguarda il linguaggio, che ad esempio possiamo mettere tranquillamente in italiano. La regolazione dell'ora, che viene chiamato volta, chiaramente le traduzioni in italiano hanno ancora qualche problema. Oratore credo che siano i comandi, le istruzioni vocali, guida giusta, ripristino impostazioni predefinite, versione di sistema. Le impostazioni per gestire il collegamento cablato Android, che può essere automatico o autolink, o il collegamento cablato iPhone, che può essere iPlay o iOS Mirror, e le impostazioni auto, che sono l'avviso del video, il park line, che è sono le linee di parcheggio che vengono attivate quando si usano ingresso retrocamera, che sono poi queste, e la possibilità di abilitare la visione a mo' di specchietto della camera posteriore. Queste impostazioni Wi-Fi non sono per connettere lui, ma sono per usarlo come hotspot. Bene, non ci sono tantissime impostazioni. Ok, proviamo ora a alimentarlo con il suo alimentatore 12V e predisponiamo già un cavo USB Type A Type-C per l'eventuale telefono con Android Auto. Colleghiamo a questo punto il dispositivo per Android Auto, vediamo cosa succede. Ti diamo il benvenuto in Android Auto, quindi una prima connessione come fosse la vostra auto dotata di questo sistema. Diamo continua. E vedete che noi automaticamente entriamo in Android Auto come quando ci connettiamo direttamente a un'autovettura. Possiamo quindi fare una ricerca qualsiasi. E vedete che risponde correttamente collegandosi con i dati ovviamente del cellulare, oltre a gestire Android Auto, stiamo ricaricando il telefono. Non è una ricarica veloce, ma è una ricarica standard. Abbiamo le scorciatoie a tutti gli accessi e abbiamo anche la possibilità di gestire la nuova interfaccia, quindi con una parte della mappa e una parte delle app supportate. Possiamo quindi tornare a Maps,
in questo caso andare su YouTube Music, o passare direttamente al gestore delle telefonate. Abbiamo l'accesso alla rubrica, tutto assolutamente come connettere questo telefono a auto di nuova o comunque recente costruzione. Ok, sconnettiamo il telefono e proviamo a usare Android Auto Wireless. Funziona regolarmente, esattamente come prima. Mettiamolo a tutto schermo, abbiamo sempre i soliti accessi e abbiamo la posizione assolutamente funzionante con il collegamento wireless al nostro telefono. Ok, quindi spegniamo l'auto, si spegne anche il monitor. Noi saliamo in alto, diamo quadro, vediamo se abbiamo tutto assolutamente funzionante anche allo spegnimento. Il monitor si riavvia. Vedete che trova subito il telefono, fa la connessione in automatico e parte la connessione perfetta di Android Auto Wireless. Ok, anche adesso ho il telefono a 7-8 metri da questa postazione, continua a rimanere connesso senza problemi. Allora, il display ha una buona visibilità anche da angolazioni non proprio perpendicolari, quindi riusciamo a guardarlo senza problemi. Chiaramente va piazzato in una posizione comoda sia alla vista che all'utilizzo del touch, anche se nella realtà dei fatti, se siete poi abituati ad usare anche i comandi vocali, il touch lo userete ben poco, perché la funzione principale che farete sarà quella di usare il navigatore, dove potrete anche impostare le destinazioni con il comando vocale del telefono. Pronto? Matti, sono io. Dimmi. Sei libero un attimo, se riesci. Se no, non arrivo. Okay. Ciao. Ciao. Senza averlo programmato in tempo reale, abbiamo anche risposto ad una chiamata e abbiamo parlato senza problemi. Allora, volevo farvi vedere in tutte le applicazioni che riesce a beccare correttamente anche Sigic e Waze. Quindi, anche aprendo queste diverse applicazioni di navigazione, continua a funzionare tutto correttamente, sia a schermo pieno che a schermo frazionato. Idem con Sigic. Abbiamo tutta la connessione con le app, messaggi, messenger, tutto quello che funzionerebbe in un normale sistema cablato. Ovviamente se avete ad esempio l'app SmartThings che usate per aperture, domotica, eccetera, riuscirete a gestire anche quella dal touchscreen. Funzionano chiaramente anche i giochi. Arrivano le notifiche anche di WhatsApp, che può leggere ad alta voce. Dice Giulia, ha detto 1945 se riusciamo in piazza. Eccetera. Stavamo vedendo i giochi. Fantastico. Per arrivare ad ottenere un setup del genere su un cruscotto di un mezzo del 1995, dove andiamo a integrare questo monitor, che in questo caso ho fissato con la ventosa perché ha il braccio molto allungabile, molte regolazioni per poterlo mettere come volete all'occorrenza, sia in modalità portatile che per lasciarlo definitivo. Chiaramente poi adesso vedrò se tenerlo così o se utilizzare la staffa, quella fissa, magari forando il cruscotto. Volevo prima cercare quale fosse la posizione ideale per vederlo meglio. Facendo quadro, il dispositivo si accende. In questo momento non siamo connessi a nulla, ma per esempio possiamo connetterlo ad un autoradio con il Bluetooth. Ma possiamo andare a fare una ricerca del Bluetooth. Vedete che nella lista dei dispositivi, ad esempio, trovo Alpine CD Receiver. Qui mi dà conferma del pairing sulla radio, gli dico sì, si connette. Dobbiamo mettere l'autoradio in questo caso come sorgente d'ingresso su Bluetooth audio. E questo è un tipo di configurazione che possiamo adottare. Se ad esempio abbiamo un mezzo con il solo Bluetooth audio per le telefonate, possiamo abbinarlo come uscita audio per il monitor, che verrà poi invece gestito dal telefono su Android Auto. Se abbiamo una vecchia radio o non abbiamo un'autovettura col Bluetooth, a volte capita che abbiamo un jack per l'ingresso audio da 3,5 e quindi possiamo usare il cavetto da 3,5 maschio maschio che era in dotazione con il monitor. Diciamo che in tutte le varie situazioni che possiamo trovarci riusciamo a trovare la quadra per fare collegamento audio tra il monitor e l'impianto della macchina.
questo per non usare lo speaker integrato nel monitor che a banco in una stanza chiusa senza rumori va bene, ma chiaramente viaggiando sarebbe troppo basso per usarlo come fonte audio sia del viva voce che di quello che possono essere le indicazioni stradali di Maps, eccetera. Ok, in una configurazione del genere possiamo collegarci col jack da 3,5 per passare l'audio direttamente all'impianto stereo, diciamo, delle casse della vettura, furgone o quello che sia. Impostiamo in questo caso una destinazione sempre in modalità Android wireless e iniziamo la navigazione, vediamo come si comporta su strada. Ok, nel mentre proviamo anche a fare una telefonata. Sì. Ehi. Ciao. Guarda che vado a mettere 20 euro di gasolio perché sennò non ci arriviamo. Ah, ok. Boh, che faccio? Ti aspetto. Boh, ti sto venendo dietro. E continua a venirmi dietro. Ah, va bene. Okay. Ciao. Ciao. Tra 200 metri fai una inversione a U a via Tiburzio Garrone. Ok, vedete che l'audio in questo modo dal monitor passa all'impianto stereo che avete di serie nella macchina o alla vostra autoradio aftermarket. Fai una inversione a U a via Tiburzio Garrone. Tra 150 metri, svolta a destra e prendi via San Rocco. Procedi in direzione nord-est. Potete poi disattivare volendo l'audio in uscita e usare anche tutti i comandi vocali. Naviga verso Caluso. Navigazione verso Caluso. Si può interrompere la navigazione, passare alla modalità mappa senza impostare nessuna meta, insomma tutte le funzionalità normali che fareste con Android Auto su qualsiasi sistema montato in origine. Proviamo a fare una chiamata con il comando vocale. Chiama Ice Giulia. Sto chiamando Ice Giulia. Tutto regolare, senza problemi. Ehi, siamo appena partiti dal distributore? Io sono qua, pronto, ok, ciao. Ciao. L'unica cosa, l'audio del navigatore è molto più alto dell'audio del viva voce, quindi dovete giocare col volume base alle regolazioni che avete. Potete modificare l'audio e cambiarlo tra navigazione. Prosegui dritto su via Chivasso, SP87. E telefonate, tutto assolutamente personalizzabile. Quello che a noi interessava testare era la velocità di risposta ai comandi, e avete visto che è molto buona. Svolta a destra e prendi via San Rocco, poi svolta a sinistra e prendi via Tiburzio Garrone. Testare anche la visibilità del monitor, che comunque è molto bello, molto ampio. Svolta a sinistra e prendi via Tiburzio Garrone, poi svolta a sinistra e prendi via Sebastiano Bianco. Visualizziamo le mappe molto più ampie rispetto a quello che può essere ad esempio l'uso di un telefonino in verticale, ma anche in orizzontale, perché chiaramente non lo stiamo guardando in uno schermino da 5-6 pollici. Abbiamo fatto chiaramente un upgrading molto molto importante anche su un veicolo, un abitacolo così vecchio, per renderlo attuale con quelli che sono gli utilizzi e le abitudini e le richieste che abbiamo in questo 2023. Possiamo poi uscire dalla connessione con Android Auto, tornare alle impostazioni della nostra unità multimediale. E possiamo scegliere ad esempio di trasmettere, se non abbiamo la possibilità di avere Bluetooth o l'ingresso AUX, tramite l'FM. Scegliamo una frequenza che può essere 87.5, la impostiamo anche sulla nostra sorgente. 87.5 che è di solito la prima frequenza che trovate in un autoradio FM dove non c'è mai nulla, la troviamo libera e riusciamo subito a connetterci. Allora, ritorniamo in questo caso, dopo esserci dirottati sulla trasmissione FM, torniamo su Android Auto, riprendiamo la navigazione,
continua su SP40 dir 2 per 2 km. E vedete che nello stesso modo li manda sull'autoradio passando tramite però la frequenza FM. Proviamo a vedere se funziona allo stesso modo anche con le telefonate. Ehi! Ciao! Ma non ti vedo! Sono qua! No, ma sei dietro di me? Ah, perché eri a destra e non ti vedevo, ricoperta! Vabbè, niente! Ok, vedete che l'audio funziona uguale, chiaramente la qualità è inferiore e soprattutto dovendo alzare il volume abbiamo un fruscio che è tipico della trasmissione FM che potrebbe dare fastidio. Adesso io in questo caso torno sul sorgente AUX, vado avanti con la mia navigazione, lo metto in tutto schermo, mi godo la mia nuova unità multimediale e con questo chiudiamo, diciamo, la prova su strada. Non pensavo, non ero così sicuro, perché anche quando vedo delle opinioni positive tendo sempre poi a provare il prodotto per capire se effettivamente va bene, se ne vale la pena poi lo condivido sul canale. E porca miseria, funziona bene. Capisco che funziona bene ed è giusto così perché costa parecchio, sono d'accordo, però non so se ci sono dispositivi di questa qualità e che funzionino così bene a un prezzo più basso. Incognita durata nel tempo, purtroppo quella ce l'abbiamo sempre. Incognita capire come lavora l'assistenza, anche quello, per fortuna, non ho avuto modo di verificarlo. Mi raccomando, un bel like non costa nulla, iscrivetevi al canale, così porteremo sempre più contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate nel negozio mi trovate in provincia di Torino. Ciao da Massi Dattoli.